gli altri docenti che hanno fortemente contribuito a costruirlo e si sono messi in gioco perché è stata proprio un'esperienza del tutto sperimentale per noi, per loro. E poi ovviamente i ragazzi che hanno lavorato e che hanno manifestato un grande interesse e hanno dedicato molto tempo e anche passione al fatto di dare esito a questo lavoro e grazie a loro oggi abbiamo la possibilità di presentare appunto gli esiti di questo lavoro. Volevo fare proprio una breve riflessione sul senso di questo progetto e sul fatto che questo progetto abbia visto anche il corso di laurea in urbanistica e pianificazione del territorio della Triennale coinvolto in questa sperimentazione e anche coinvolto molto volentieri in questa sperimentazione. Il progetto aveva come scopo la diffusione della cultura scientifica e quindi una domanda che potrebbe venire quasi spontanea è: ma quale relazione c'è tra la cultura scientifica, l'indagine e l'urbanistica, per esempio, e il governo del territorio, se vogliamo dire una parola oggi un po' più importante. Il significato è assolutamente molto stretto. Il senso di questa relazione tra conoscenza scientifica, tra indagine e messa in gioco dell'indagine perché questa serve a una finalità che non può rimanere solo conoscitiva e interpretativa, ma in qualche modo deve essere finalizzata anche ad altri scopi oltre a quello appunto della conoscenza. Era dato proprio dal fatto di aver scelto come ambiti di riflessione le Varene e Porto Marghera. Quindi il senso di un'indagine scientifica che mettesse in gioco le competenze scientifiche per l'interpretazione e l'analisi, in questo caso del territorio, perché Varene erano appunto componente importante del nostro territorio lagunare, ma anche Porto Marghera, dimensione assolutamente importante del nostro territorio e che, come abbiamo potuto vedere, ha dato origine a un processo di espansione insediativa del tutto rilevante e tra l'altro fortemente connessa alla formazione di quest'area. Allora, proprio perché i temi scelti per lo sviluppo di questo progetto erano temi territoriali che riguardavano il territorio, l'ambiente e l'insediamento, forse era necessario che l'indagine scientifica potesse dialogare anche con delle discipline che la sapessero usare e la sapessero trasformare in visioni e quindi in progetti. Allora ci siamo messi in gioco molto volentieri perché per noi questo voleva dire riuscire a far comprendere come alcune competenze oggi connesse alla analisi del territorio, all'interpretazione dei processi territoriali, finalizzata a un progetto di trasformazione, fosse assolutamente importante, importante da far comprendere alle generazioni che si stanno formando nelle scuole superiori, anche perché in qualche modo l'orientamento che oggi diventa anche fondamentale per dare una possibilità ai ragazzi di poter scegliere rispetto a delle sensibilizzazioni, potesse essere dato in un altro modo rispetto a quello più solito dei dépliant, delle informazioni che si trovano in rete, in internet. Cioè, che cosa di migliore se non fare esercitare direttamente su temi così importanti dei ragazzi che si stanno formando tra il quarto e il quinto anno, negli ultimi anni, che poi hanno davanti il problema della scelta di quale indirizzo prendere. Quindi per noi è stato anche un modo per riuscire a cambiare il modo di intendere l'orientamento, per far comprendere quali sono, che cosa viene svolto all'interno di un corso di laurea appunto che si occupa di tematiche territoriali, quello di urbanistica e pianificazione del territorio, mettendo direttamente in gioco rispetto alle competenze che possono essere iniziali, ma sono competenze importanti, competenze anche in più settori disciplinari,
attraverso un lavoro diretto di esercitazione su temi che tra l'altro erano del tutto rilevanti, come quelli per esempio di Porto Marghera. Quindi, nonostante sia un tema molto complesso, è assolutamente possibile lavorare su quel tema per capire quali sono le dimensioni in gioco e che cosa vuol dire pensare a una parte del territorio da parte di chi vive, maestre, di chi vive in questo ambiente e che ha sempre visto uno spazio così importante, perché poi lo si è visto affrontando le cartografie, affrontando la dimensione, che la si riusciva a capire meglio attraverso un volo dall'alto che non attraverso un percorso dal basso, perché è prevalentemente precluso. Che cosa voleva dire occuparsi di un'area che è sempre stata preclusa a qualsiasi tipo di esperienza e di conoscenza, è sempre stata una cosa a sé, però abbiamo compreso che quell'area è stata il motore di tutto ciò che gli è avvenuto all'intorno, non solo, ma che quell'area che è nata come un grande progetto di trasformazione sociale, economica, forse uno degli esempi importanti nel nostro paese del grande sviluppo economico, dopo essersi in qualche modo formata nel corso del Novecento, già agli anni Ottanta dava come esito e come grande lascito quello di un territorio fortemente inquinato, non a caso il sito è chiamato sito di interesse nazionale per quanto riguarda le bonifiche, e che dovesse essere in qualche modo ripreso da parte della popolazione perché oggi, oltre alle bonifiche, quello spazio diventi una parte del territorio a cui ridestinare un carattere di tipo diverso da quello che attualmente ha. Allora, questa era la posta in gioco. Quindi sicuramente c'entravano le competenze scientifiche, quindi che cosa voleva dire la bonifica, che cosa vuol dire, cosa voleva dire l'inquinamento, che cosa volevano dire azioni di questo genere. Però c'entravano anche altre competenze, per esempio quelle storico-ricostruttive. Cosa ha significato la dimensione di Porto Marghera, lo sviluppo di Porto Marghera rispetto a Venezia? Qual era il ruolo di Venezia e come è cambiato il ruolo di Venezia proprio per la formazione di questo grande polo industriale? Che cosa ha indotto questo polo industriale nella creazione di un insediamento che chi vive a Mestre, solo affrontando il problema, si è reso conto che è tutto dovuto a questo grande sviluppo, per quando è nato, per come è nato, per le dinamiche che ha avuto in relazione a questo grande polo. Ma ha voluto dire anche pensare che cosa vuol dire oggi il grande cambiamento che è subentrato all'interno dei processi lavorativi, all'interno della dimensione industriale produttiva del paese, nel senso che il grande lascito è quello delle bonifiche e di un territorio fortemente inquinato con una grande dismissione di attività economiche. Ha voluto dire interrogarsi sul senso di questa dismissione, ma soprattutto interrogarsi su che cosa fare. E allora sì che si sono messe in gioco le competenze relative agli strumenti di interpretazione dei processi di sviluppo e di formazione e di cambiamento anche delle varie dimensioni che compongono oggi un territorio, che sono quella produttiva, che sono quindi socio-economica, sicuramente quella sociale, rispetto a che cosa fare di questo territorio. E quindi quello su cui abbiamo cercato di sperimentare con un lavoro fatto in laboratorio, il lavoro appunto di mettere in gioco gli studenti in questa impresa, è stato proprio quello di pensare alla prefigurazione di una trasformazione di quest'area, perché quest'area venisse riappropriata dalla città attraverso i primi passi necessari, che sono quelli dell'indagine interpretativa del contesto. A partire quindi da quelli che sono i metodi di analisi che sono tipici del progetto trasformativo. Quindi a partire da una visione, di una previsione di un futuro sviluppo di quell'area che dia a quell'area un nuovo senso, si è cercato appunto di entrare in contatto con gli strumenti che sono quelli appunto dell'analisi interpretativa delle trasformazioni del territorio,
finalizzate appunto alla definizione di una nuova, diciamo, di un progetto di trasformazione di questa importante area. Quindi gli studenti hanno appunto lavorato soprattutto in questa direzione, quella analitico-interpretativa, però con una prefigurazione di una visione futura, e quindi si sono poi autonomamente interessati a trovare esempi fertili per capire quali potevano essere le modalità di trasformazione di quell'area, ma soprattutto hanno compreso la complessità di un lavoro che, a partire da una conoscenza o più conoscenze scientifiche, ha bisogno poi di essere messo a regia con altre competenze che la mettono in gioco, la conoscenza scientifica, ma per arrivare a pensare a un progetto di trasformazione. Ossia, una volta che abbiamo interpretato, una volta che abbiamo operato le bonifiche, se non abbiamo un progetto di riconversione, non abbiamo risolto assolutamente, se non una parte del problema. Quindi queste sono tutte le competenze, alcune, non tutte, ma alcune delle competenze messe in gioco nel progetto di trasformazione della città e del territorio, che hanno sì bisogno di competenze scientifiche, ma anche di una messa a regia di queste competenze verso un progetto appunto di trasformazione. Questo è stato appunto l'obiettivo, il lavoro è stato svolto in questa direzione, si sono costituiti dei laboratori nel quale far esercitare direttamente gli studenti che hanno aderito volontariamente al progetto, quindi si sono assunti anche un compito ulteriore rispetto a quello loro normale della didattica, normale per modo di dire perché era già fortemente impegnativo, quindi si sono fatti carico di un lavoro ulteriore. Io sono molto soddisfatta dell'esito, perché ho visto veramente, nonostante fossero anche studenti del quarto anno e del quinto anno, prendere assolutamente passione all'argomento e volersi cimentare con queste dimensioni complesse, perché alla fine sicuramente il risultato è quello di diciamo di un lavoro fatto proprio con consapevolezza di queste dimensioni, e l'hanno saputo restituire anche nei prodotti che almeno via via ho visto crescere e portare a compimento. E l'altro aspetto interessante è che attraverso questo progetto si è riusciti ad avere un collegamento tra il processo formativo, nel processo formativo tra le scuole superiori e l'università, perché questa è un'altra delle scommesse a nostro avviso molto importante, che non rimangano delle dimensioni separate. Io ho avuto modo di lavorare con docenti di grande qualità, oltre che di grande disponibilità a volersi mettere in gioco in un'esperienza del tutto sperimentale come questa, ma soprattutto pensando che sia noi da parte dell'università che loro da parte del lavoro fatto nella formazione delle superiori abbiamo molto in comune, molto da scambiare per riuscire a creare in qualche modo un percorso che riesca a creare delle interazioni, e questo è un modo assolutamente fertile perché questo possa avvenire. E quindi questo sicuramente è stato uno dei grandi risultati che a mio avviso si sono conseguiti, quella di un superamento delle fratture che oggi avvengono nel processo formativo, e questo ha permesso anche per esempio di svolgere, oltre a questi laboratori, dei seminari che però erano finalizzati al lavoro che si stava facendo con questo progetto e che sono stati di competenze di persone, di esperti chiamati dall'esterno, che sono venuti a fare dei seminari e che hanno coinvolto, oltre agli studenti, i docenti, perché questo fosse un percorso appunto costruito assieme che servisse a tutti come un processo conoscitivo e di approfondimento che coinvolgeva anche gli stessi docenti. E anche questo ho visto che ha avuto molta collaborazione anche all'esterno, e quindi il risultato è assolutamente positivo. Adesso non voglio rubare altro spazio per la presentazione del lavoro degli studenti, e che hanno lavorato appunto molto soprattutto per poterlo presentare oggi nella forma conclusiva.
Poi abbiamo oggi anche la presenza del direttore del corso di laurea triennale in urbanistica e pianificazione territoriale, il professor Giulio Ernesti, che voleva appunto anche fare delle considerazioni rispetto al lavoro che verrà presentato dagli studenti. E ecco, questo era il cambiamento che avevamo appunto del programma, quindi vengono anticipate le presentazioni rispetto al programma dei gruppi che hanno lavorato nel laboratorio, quindi ci saranno alcune considerazioni che voleva fare molto volentieri Giulio Ernesti, perché era rimasto anche lui fortemente.